Ciao, sono Luca Stocchi, coach olistico, e oggi in questo video post voglio presentarti, tra virgolette, un accessorio estremamente utile, funzionale e molto efficace che puoi utilizzare nei tuoi allenamenti a casa e che io come trainer personale e come coach utilizzo sia nelle lezioni one to one che nelle lezioni di gruppo. Parliamo delle loop band, bande elastiche chiuse, rubber band, mini band, eccetera, eccetera. Si tratta di un accessorio estremamente facile da reperire in qualsiasi negozio di articoli sportivi, che adesso qui oggi ne ho prese due. Queste sono due loop band, questa è una resistenza molto bassa e questa invece è un pochino più cattiva, tra virgolette. Caratteristica di queste loop band, come puoi avere intuito, è l'elasticità. Quella che viene anche definita contrazione auxotonica. E in che cosa ci aiuta nei nostri esercizi che possono essere di Pilates, che possono essere di allenamento funzionale, che possono essere di allenamento a casa di vario genere? Ci aiuta perché? Perché le bande elastiche ci consentono di fare che cosa? Di lavorare in modo progressivo a livello muscolare e articolare sia in estensione che in contrazione. Perché? Perché il corpo nell'eseguire l'esercizio è costretto, tra virgolette, a mantenere il controllo di tutto il movimento, sia durante la fase di allungamento che durante la fase di accorciamento, ad esempio tornando indietro. Questo cosa comporta? Comporta un maggiore coinvolgimento dell'articolazione, stimola molto di più una cosa che a me piace molto, la concentrazione, l'attenzione e il respiro coordinato con il movimento, che tanto 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 fanno all'interno di qualsiasi sessione di allenamento. Quindi io, ad esempio, come dicevo all'inizio, le propongo sia negli allenamenti one to one, chiaramente mirati con esercizi specifici per il cliente, per la persona che viene da me, che anche nelle lezioni di gruppo dove insegno Pilates, e questa mi torna veramente tanto utile sia appunto per migliorare la forza, la resistenza, ma per stimolare tantissimo anche la stabilità e per lavorare tanto tanto sul concetto di controllo, che io lo applico all'interno delle classi di Pilates, ma in verità il concetto di controllo come elemento è utilissimo in qualsiasi attività, non si vada a fare, che si parli di allenamento a casa, che ti parli di fitness di gruppo e quant'altro. Consiglio, se hai la possibilità, fai un piccolo investimento. Ce ne sono tante, si trovano su internet, si trovano nei negozi specializzati di articoli sportivi. È un investimento piccolo, si fanno veramente tante cose. Adesso nei prossimi giorni posterò alcuni mini allenamenti o allenamenti anche completi, utilizzando appunto le loop band, le bande elastiche. In questo modo potrai vedere come puoi rinforzare tutto il corpo, come puoi aumentare la resistenza allo sforzo, come puoi essere più stabile, riuscire quindi a lavorare in modo semplice, in modo efficace, con un accessorio veramente economico e soprattutto sta in tasca, sta dappertutto, lo puoi utilizzare ovunque. Se vuoi altri consigli più specifici, se ti interessa in particolare sapere quali magari preferisco io o quali consigliare per un certo tipo di esercizio, sono qui. Contattami quando vuoi, c'è la mail, c'è Messenger, ci sono ormai un sacco di strumenti utili per poterti mettere in contatto con me. Eventualmente vedo se ovviamente sono capace di risponderti, credo proprio di sì. Spero che questo piccolo video ti sia stato di aiuto. Ci vediamo nei prossimi allenamenti con la loop band, oppure con le palle appesantite, oppure a corpo libero. Ciao da Luca e grazie.